Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2020, pronti per il penultimo Gran Premio della nostra seconda stagione con il team sportiveggiante. Siamo in Brasile, abbiamo fatto le nostre prove, il tempo dovrebbe essere clemente o almeno leggermente nuvoloso. Andiamo allora in pista per fare le nostre qualifiche, abbiamo anche un po' di punti da spendere eventualmente in uno dei reparti e, come detto, mancano due gare, ci sono ancora diversi punti a disposizione, ma penso che la maggior lotta sia lì davanti, inteso come tra i due piloti Mercedes, Bottas ed Hamilton, che si stanno giocando il campionato. Il nostro compagno di scuderia De Vries sta recuperando tantissimo, è in quinta posizione se non ricordo male, noi siamo in terza posizione però un po' più distanti. Certo, abbiamo iniziato a recuperare nell'arco della stagione, ma non siamo partiti a bomba, giustamente dovevamo ancora migliorare tanto l'auto. Comunque, concentrati. E concentrati però, quattordicesimi non va assolutamente bene. Abbiamo perso un pochino qui inizialmente e poi non siamo riusciti più a recuperare. Se muti un pochino sì, però. Ma prima di iniziare ricordiamo le prime tre. Attenzione anche a Daniel e Charles Leclerc. Le qualifiche troppo lenti siamo stati. E ora attendiamo con ansia la gara. Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni. Vi aspettiamo. Bottas settimo, ha perso tanto su Hamilton che invece è secondo, terzo Leclerc, quarto De Vries, il nostro compagno di scuderia che ci ha dato questa volta una lezione. Noi siamo addirittura a quattordicesimi, che è veramente un brutto risultato per questa qualifica. Ottima giornata. Ecco, e qui viene a confermarci la... Il tuo compagno ti ha battuto oggi. C'erano problemi all'assetto o qualcos'altro? Guarda, no, che problemi all'assetto, è l'auto che è resistente, ma noi pensi è troppo resistente. Pensi che stiano facendo il meglio che possono? Ci interessa poco in realtà, però. Ottimo, ed è tutto. Ottimo lo dice lei, per noi non è così ottima la situazione. Dobbiamo recuperare tanto, dobbiamo assolutamente... non arriveremo mai all'obiettivo dello sponsor... del podio quest'oggi, penso proprio che non ci se la possa fare, però andremo naturalmente, in questo caso azzardiamo una strategia invertita come ai vecchi tempi, signori, come ai vecchi tempi. Ci sono stati alcuni gran premi dove abbiamo fatto delle qualifiche straordinarie, sarà anche grazie a... Non è proprio il piazzamento in cui speravamo, ma non preoccuparti, non è la fine del mondo. Magari il feeling con piste come Monza, eccetera. Però qui in Brasile diciamo che mi aspettavo un pochino meglio, nel senso che quattordicesima posizione, cioè noi comunque almeno entro i primi dieci dovremmo farcela sempre, ce lo fa vedere anche De Vries. Magari, certo, può capitare che non siamo in formissima, ma non deve capitare. Questo è un test per la prossima stagione dove l'auto sarà competitiva e dobbiamo subito andare a San Paolo con il Gran Premio del Brasile pronto a farci emozionare, come quando Sebastian Vettel ha vinto il suo terzo campionato piloti nel 2012 o Max Verstappen nel 2016 ci ha sbalordito con una prestazione sotto la pioggia impressionante. Prima di iniziare rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Daniel Ricciardo si gode la vista davanti a tutti, la Renault. In pole position. Grande Lewis Hamilton boost completa di la prima fila. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Leclerc, Sainz, Sebastian Vettel e Bottas, Perez, Norris, Verstappen e Lance Stroll, Gasly, Ocon, lo scienziato e De Vries.
Inizierà più indietro a causa di una penalità in griglia di partenza presa in precedenza. Giovinazzi... Allora, per carità, ci fa piacere perché uno è stato... Però proprio Nick, scusate, forse ha cambiato il cambio? Qualche cosa l'avrà fatta, naturalmente, per trovarsi a fianco a noi. Penso che possa essere il cambio l'unica cosa che ti fa retrocedere. E 10-8, come detto, facciamo una strategia invertita e proviamo un 8-10. Come detto, visto che le gomme reggono, un 8-10, mi scusi. Anticipiamo, mettiamo le soft e immaginiamo, visto che non dovrebbero consumarsi tantissimo. Per quanto riguarda la benzina, ne mettiamo un po' di più, ma senza esagerare, perché adesso ne consumiamo poca, così come l'Hertz. Ricordo sempre l'Hertz, date un'occhiata alla barretta verde, non quella gialla dell'Hertz totale, che è indicativa, ma serve a poco per noi adesso che abbiamo migliorato tanto il recupero di energia. Mi raccomando ragazzi, come sempre, lasciate like e condividete questi video per supportare la serie ed il canale. Pronti per il penultimo appuntamento del campionato. Attenzione Nick! Madonna, come ci ha sverniciato, si è buttato... Oppela, guarda. Si è buttato a cannonissima. E noi lo seguiamo a ruota, signori, che fa? Ti fai bruciare così. Fatto una staccata de vri clamorosa lì. Bravissimo, bravissimo, ma non esagerare, come detto, perché siamo noi che ti paghiamo lo stipendio, a buon intenditor, poche parole. Un po' di rischi qui. Vedete, abbiamo finito l'Hertz per questo giro lì. Adesso sei nella top 10, continua così. Certo, ricordiamo anche che noi abbiamo pneumatici medi rispetto a loro, quindi potremmo andare a guadagnare successivamente. Però dobbiamo comunque cercare di stare vicini al gruppo. Qua mi risparmio un po' di miscela che magari la usiamo di più dopo. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il pulsante per il sorpasso. Un uomo deve stare comunque calmo perché sta cosa... Anche lui guarda solo la barra gialla. Deve essere più concentrato, buon uomo. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che hai consentito solo troppo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. È stato un azzardo eccessivo lì la staccata. Perché, come detto, con le medie dobbiamo stare attenti che non hanno lo stesso grip delle soft, quindi dobbiamo stare un po' più cauti e limitarci, tra virgolette, a non perdere il treno davanti, che poi non è limitarci ma spingere per non perdere questi qua, che comunque vanno forte, molto direi. Attenzione anche a Norris qui dietro. Ti
consigliamo di passare al Mix 2. Carburante al Mix 2. O magari facciamo dopo. Stiamo consumando tanto carburante in realtà, eh? Non ce li perdiamo. Magari adesso inizieranno anche a lottare tra di loro, perché per quanto in Brasile comunque è un po' complicato, anche perché tutti qua davanti riescono a utilizzare il DRS, noi ci siamo allontanati troppo qua. Attenzione. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Non la voglio vedere. No. Ho messo grassa e Hertz perché era improponibile. Adesso stanno iniziando a macinare forte questi qua davanti. Il gruppo comunque è relativamente compatto, anche se abbiamo fatto solo 5 giri, quindi ci sta. Oggi è una gara molto molto difficile. No, ce li riperdiamo proprio tantissimo in ripartenza. Ma tanto tanto ce li perdiamo. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Niente, qua non freniamo mai. Bene così proprio. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Non mi consola questa cosa, perché comunque abbiamo perso una posizione su Lando e De Vries non lo vediamo più quasi. Scusate. Dobbiamo capire quanta differenza poi ci potranno dare le soft, che comunque noi facciamo più giri con le soft che con le medie, quindi magari. Riusciamo a recuperare un bel po' nella seconda parte di gara. Lo spero vivamente. Va bene, nel caso ci risintonizziamo tra poco. Allora, stiamo per rientrare ai box. Credo di aver guadagnato un pochino su Lando. E anche lì davanti si sono compattati un pochino tutti. Arriviamo così in modo sportiveggiante, tanto rallentiamo poi alla fine. E vediamo ragazzi, vediamo. Ricordiamoci, eravamo in decima posizione dietro Lando Norris. Vediamo se con la strategia invertita si riesce a recuperare qualcosina. Fuori, esci ora. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella Bravi. Era l'ultima. Adesso a cannone, signori, a cannonissimo. A testa bassa con le soft, sperando di non avere problemi di traffico qui davanti, anche se è probabile, ma se riusciamo ad avere un buon ritmo e gli altri rientrano uno adesso e uno al giro successivo, a livello di piloti dello stesso team si potrebbe
fare qualcosa. Peccato non essere riuscito a utilizzare il DRS qua. Sarebbe stato di grande aiuto. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Vai. Qualcuno dobbiamo iniziare a superarlo adesso, perché sennò perdiamo troppo. Splendido, bella mossa. Grazie, caro. Nick è rientrato ai box. Nick ai box. Ok, bene così. Eccolo qui De Vries, attenzione che abbiamo guadagnato un bel po'. Madonna Russell, come l'ho visto male. Dai, aggressivi. Davanti a noi Carlos Sainz e poi Sebastian Vettel, che hanno già fatto il pit. C'è Magnussen che però sta facendo un pochino da tappo, e anche Latifi, che insomma per noi va bene che almeno sti due, Sainz e Vettel, forse riusciamo a toglierceli. Lo so che abbiamo finito la benza, ma è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Vuoi fare furbo, biondo? Attenzione a Seb, che sta perdendo tanto a fianco a Latifi, che comunque non gli lascia strada. Mamma mia, fermi tutti. No, non ci è riuscito. Sarebbe stato un qualcosa di non clamoroso, ma... ma di più. Latifi, te devi togliere. Eh no, signori. Un po' di sorpassi col crick in mano ci stanno. Dobbiamo avere un ritmo indiavolato per questa seconda parte di gara. Perso troppo tempo su Seb. Peccato. Ma lo riprendiamo, non vi preoccupate, lui ha le medie e noi con le soft stiamo macinando. Certo non è facile come gli altri, però. Attenzione a Nick che ci segue a ruota comunque, bravissimo anche lui. Attenzione, davanti c'è Hamilton che è stato sorpassato da Valtteri Bottas. Signori, occhio a Nick che lo vedo un po' troppo vicino per i miei gusti. Assolutamente utilizzare il DRS, se no Nick ci brucia. Bene così. Vai, fagli sentire il motore qua. Nick giro veloce, infatti. Sono stati un po' aggressivi, ma
Ci sta. Nick lo vedo come uno squalo al momento. E mi sembra che siamo noi però la sua preda, perché gli altri li mangia come pedine. Dai che mancano ancora 4 giri, secondo me qualcosina possiamo riuscire a rosicchiare, ma Nick non so come faccia a tenere questo ritmo con le medie, perché noi stiamo andando più veloci, diciamo, usa il pulsante sul passo, degli altri che hanno medie, ma lui 1,8 secondi. Non riesco a capire come faccia ad andare così forte. Attenzione, si è dopato Nick De Vries. Ma soprattutto attenzione anche lì davanti, dove Bottas, sorpassando Hamilton, mi sa che si prende pure la prima posizione del mondiale, non ne sono sicuro. Ok, sei all'inseguimento della vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gomme. Poi ci inseriamo noi davanti ad Hamilton magari, cosa che vorrei provare a fare. Il problema è che Hamilton comunque sta abbastanza vicino a Bottas da poter utilizzare il DRS, quindi anche se siamo più veloci lui riesce a recuperare. Qua siamo andati malissimo, qua Hamilton usa il DRS e se ne va. Finito l'Hertz, molto bene. Attenzione, giro veloce di nuovo per De Vries. E io per vederlo me ne stavo per andare all'aceto. Signori, siamo all'ultimo giro, ma niente da fare. Ci siamo ricompattati un po' tutti, noi siamo vicini a Hamilton. Leclerc è ora in testa. Leclerc, vabbè, è primo, ma non è cambiato altro. Abbiamo accorciato un pochino le distanze, ma Nick ci è stato incollato. Hamilton purtroppo non siamo riusciti a beccarlo. Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito il carburante proprio nel finale. Vabbè signori, comunque dalla 14esima barra 13esima posizione è grasso che cola. Nick però andava forte anche con le medie, eh? Però va bene, va a vincere Leclerc davanti a Daniel Ricciardo. Giro veloce di Bottas che quindi prende ancora un punto in più, se non sbaglio. Dovrebbe aver fatto lui il giro veloce. Impeccabile da parte della Ferrari. La storia non inganna e nessun appassionato si stupirà a vederli ancora una volta sul gradino più alto. Allora andiamo a vedere un attimo la situazione, che siamo curiosi qua di vedere anche come va il mondiale, perché la classifica piloti. Sì, Bottas ha fatto il giro veloce. La classifica si riduce dopo ha superato pure Ricciardo alla fine. Ora, una domanda per te, non Luca, me ne sono accorto. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Direi lo scienziato. Oggi grande. Ci ha regalato una prestazione stupefacente. Me ne sono accorto di Bottas. Segna un'altra vittoria e si assicura il titolo costruttori. Una grande dimostrazione di attenzione, forza. Attenzione, meno due Valtteri. È stato un weekend fantastico per gli appassionati di Formula 1 e non sarà l'ultimo. Allora, in linea generale, noi ci siamo assicurati il terzo posto e Nick il quinto, più o meno, anche se Ricciardo sta lì. Che sta andando fortissimo. Bottas si avvicina tantissimo ad Hamilton e ha meno 2 in realtà. Pensavo l'avesse superato, invece no, è a meno 2. E a livello costruttori, vabbè, noi siamo secondi fissi ormai aggiudicato. E prima la Mercedes. Vabbè, tutto sommato è andata bene. Andiamo avanti e vediamo se, vabbè, prima di tutto se ci fa qualche domanda. Ecco, con te al volante sembra facile. Ma è piaciuto. Vediamo. Strategia carburante sbagliata o è colpa della gestione della corsa? Ma perché? In che senso? Ah, forse perché siamo arrivati proprio mentre stava finendo la benzina. No comment. Hai
Hai recuperato molte posizioni in gara, no? Allora. Vabbè, dai, vediamo se... Ah, questo è tutto. Pensavo qualche altra domandina, così facevamo un po' e un po'. Vabbè, ci sta. Calcolando che questa stagione, finale stagione, non cambia il regolamento, quindi possiamo... Ci arriviamo al livello 15. Oh, meno male, fermi tutti. Livello 15, quindi possiamo sbloccare le risposte alternative anche alle interviste. Dobbiamo vedere anche quanto ci viene a costare. Il podio non ce l'abbiamo fatta, signori. Purtroppo quest'oggi niente podio, ma era un po' una chimera, era un po' irraggiungibile come obiettivo dalla posizione in cui partivamo, quindi buongiorno, diciamo che non, capo, ci possiamo lamentare. Sono appena state accreditate le entrate settimanali dei nostri sponsor. Andiamo bene, i costi non superano le entrate. Allora, dobbiamo cambiare entrambi quegli sponsor, quindi li andiamo a gestire e... avevamo la possibilità di mettere quello di arrivare tra i primi 4, tiene il gioco più veloce in qualsiasi sessione, anche questo è buono. Questo è buono, lo mettiamo perché noi di solito, come detto, nelle prove libere la prima riusciamo a far il miglior tempo perché siamo gli unici che provano il giro veloce, gli altri nella prima sessione no. Ci sta. E qua magari mettiamo quello del... completa una gara pulita. Oddio, pure questo non sarebbe male. 2.20. 2.20 è un po' pochino. Entrate settimanali, fammi mettere per ordine. Ma vabbè, più o meno. Ci stanno queste pure. Ottieni almeno un podio nel team. Ce l'abbiamo in realtà come sponsor. Tieni un podio. Però è... insomma, vorrei mettere quello della quarta posizione. Questo lo stesso ci dice. Entrate settimanali sono pochine però, eh. Proviamo questo, dai. E Cassandra Ugualunga, si chiama così, credo, e Zanzare. Andiamo in personalizzazione, dove nella livrea possiamo aggiungere tutti gli sponsor. Allora, qua abbiamo ancora Venus. Perché Venus? Ma Venus cosa, scusa? Aspettate un attimo, scusate. Ah, quello principale, madonna, non lo vedevamo praticamente mai, quindi l'avevo completamente rimosso, va bene. In realtà potremmo metterlo, non qui, questo qua, magari qua ci metti questo, quello principale lo mettiamo qua. Poi qua ci possiamo mettere, quante ne abbiamo? Altre due. Qua ci mettiamo questo, anzi Zanzare qua, ci sta meglio. Qua ci mettiamo questo. E qua ci rimettiamo Venus come sponsor principale, ci sta. Va bene. Ora, dicevamo che volevamo andare a vedere un attimino qua abilità pilota. 880.000, la fama del pilota sarà incrementata del 50%, l'uso del tuo motore sarà ridotto del 30%, a questa maniera sblocca risposte aggiuntive nelle interviste, ci sta. Questo e questo. Per il momento facciamo questi, signori, che ci stanno alla grande. Abbiamo 7 milioni e 46, dobbiamo anche vedere tra 14 giorni scade il contratto, costa 5 milioni ma ce ne chiederà molti di più, quindi ocio. Per quanto riguarda le strutture non facciamo niente, ma andiamo qua a mettere delle abilità. Qua siamo ancora top team ma
andiamo un po' in ricerca e sviluppo, dove a livello di resistenza stavamo lavorando e si potrebbe lavorare ancora un po' di più. 1200, ce ne rimangono 1400, poi 1400 li potremmo investire in, vediamo qua a livello di telaio. 1900, mamma mia. Però guardala che boost, che telaio. Vai. Arriva dopo la stagione, ma ci sta, onesto. Sì, tanto ormai le componentistiche a livello resistenza ci stiamo, nel senso che possiamo tenere. E basta, abbiamo fatto quella, non possiamo fare nient'altro. E va bene, ragazzi, io a questo punto direi che ci salutiamo qui con questo episodio di Formula 1 2020. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete, seguitemi su tutti i social e restate sintonizzati che arriverà anche qualcosina a livello racing extra. E poi ci vediamo con il Gran Premio di Abu Dhabi. L'ultimo appuntamento di questa stagione. Dai, alla prossima ragazzi, un saluto a tutti da Questa Leale.